Predicate a tutti che il regno è vicino. Gesù, avendo compassione della folla che gli si stringe attorno, ha compassione per loro e manda i discepoli perché siano un prolungamento del suo amore verso gli uomini. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Gesù viene descritto andare ovunque e guarire chiunque. In ogni luogo dove arriva c'è del bene da fare e del male da contrastare. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. È la compassione per questa folla che muove Gesù nel profondo. Vede la stanchezza di questa gente che non ha conforto dalla propria vita. Gente stanca e stravolta che non ha una guida, non ha una meta. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Davanti a questa folla immensa che necessita di tutto, Gesù invita alla preghiera. Non invita ad agitarsi per fare, ma prima di tutto a pregare, per essere quanto Dio ha pensato per noi. La preghiera è indicata come lo strumento più forte e importante per avere compassione. Gesù invita i discepoli a rivolgersi a Dio Padre perché mandi operai. È un invito a vivere la forza trasformante della preghiera per diventare noi stessi ciò che si chiede. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Subito vediamo gli effetti di questa preghiera rivolta al Padre. Nuovi operai vengono inviati da Dio per questa folla. I discepoli sono invitati a vivere e praticare quanto Gesù stava già facendo. Gesù si era reso conto che da solo non poteva arrivare a tutti senza l'aiuto indispensabile dei discepoli. In questo mandato missionario troviamo l'immagine della Chiesa che con la sua opera continua l'azione di Cristo. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. I primi a cui Gesù invita a rivolgersi sono il popolo di Israele. Sono proprio i vicini che hanno bisogno di ricevere questo primo annuncio del regno. I discepoli sono inviati ad andare nelle strade per annunciare che il regno è vicino, che loro stessi sono gli ambasciatori di questo nuovo dono di Dio. E come si realizza questo regno? Non è una questione di belle parole. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La vicinanza del regno si realizza prolungando quanto Gesù ci chiede di fare. I discepoli sono invitati a fare l'opera di Dio. Ciò che sorprende è che non c'è nulla che abbia fatto Gesù che non possano fare anche gli apostoli. Oltre alla preghiera, troviamo una seconda e decisiva raccomandazione: la gratuità dell'amore donato perché ricevuto. Perché è proprio così che Gesù ha vissuto l'amore di Dio fin sulla croce.
Gesù ha donato tutto quanto aveva ricevuto da Dio fino all'ultimo respiro.